Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. Io sono Cree e oggi siamo su Magical Jump. Come dite? Non siamo su Magical Jump? Ah sì, è vero, siamo su Stardew Valley. Beh, notate qualcosa di diverso? Robin ha finito il suo lavoro di ampliare la casa. Adesso abbiamo un bel po' più di spazio. Devo perdere un attimo a sistemare tutti quanti questi macchinari che messi così, a parte che stanno male. Ma poi con lo spazio che abbiamo è meglio sfruttarlo. Ecco qua, ho sistemato tutto. Ho spostato tutti i macchinari in questa stanza qua di fianco. E adesso io volevo anche craftarmi, già che c'ero, visto che ho preso la resina, che mi sa che ho lasciato qua dentro. Ho sistemato bene le chest. Ne ho fatta anche una in più. Volevo craftarmi con la resina il barilotto e con un po' di carbone io mi faccio anche due arnie. Almeno possiamo aumentare la nostra produzione di miele. Poi vedremo dove metterle. C'è una lettera. Ho trovato un po' di pietra di buona qualità. Magari puoi costruirci qualcosa o roba simile. George. Pietra di buona qualità. Esiste? Normale pietra. Vabbè. La tengo comunque da parte. Andando da Robin, perché finita di costruire la casa, ho già un altro lavoro da dargli. Sono anche andato a ritirare l'annaffiatoio in ferro. Fatemi controllare una cosa. Ok, questo costa 20.000. Dovrò raccoglierli. Via Deluxe. Mentre il granaio grande costa 12.000, però comunque non ho le risorse. Ma non sono queste le strutture che voglio fare oggi. Oggi voglio fare la stalla. La stalla permette di prendere il cavallo e come c'è scritto il cavallo è già incluso. Si può avere solo un cavallo, anche perché non ce ne facciamo nulla di più cavalli. E il cavallo aiuta a spostarsi più velocemente per la città. Costruiamolo. E posso metterlo qua forse? Qua sotto. Sì, lo metto qua. È una posizione provvisoria. Vabbè, me lo lascia mettere anche qua. No, lo metto qua visto che è vicino all'uscita. Avvierò la costruzione di una stalla per te come prima cosa domani mattina. Ottimo. Domani si torna in miniera. Voglio riprovarci di nuovo a fare quegli ultimi piani. Pochi soldi perché non sono riuscito a preparare le uova in tempo. Purtroppo, avendo dovuto fare così tante cose in una giornata, ho messo le uova e il latte nei macchinari solo a fine giornata. Eccoci qua un'altra volta in miniera, la nostra Aincrad di Stardew Valley. Selezioniamo la spada e andiamo avanti. Dai, subito così? Ho già sentito un pipistrello? Niente, io torno già indietro. Ho sentito un pipistrello, non mi piace. Ricarico il piano. Beh, dai, appena entrato, no. Ecco. Qui con le scale in bella mostra. No, io non posso fermarmi troppo tempo a prendere il ferro. Combatti, combatti. Ho portato dietro del cibo, quindi se serve.
Sono anche preparato per quello. Mamma mia, che danni che fanno, però. L'altra volta avevo fatto l'errore di non mangiare il cibo. Perché nei piani più bassi nemmeno serviva. Adesso, per recuperare energie, è utile. C'è un diamante. Io questo però lo voglio prendere. Via. Giro largo. E stavolta le scale sono nascoste. Ma è aggressivo questo nemico, eh. Attacca a vista proprio. Tra l'altro non soffre il contraccolpo. Speriamo che il cibo che ho portato basti. Basta! Basta, che fortuna. Solo un piano. Qua si potrebbe anche andare avanti, però... Ci provo, metti che ho una fortuna, che trovo tutto quanto subito. Mi sa di no, eh. Però ci provo. Ho già sentito un pipistrello. Cioè, o le scale si trovano in questi sassi qua davanti, o la vedo dura. Mi ha dato lui le scale. 87. Magari delle scale qua subito all'ingresso. Il piano è quello di non allontanarsi troppo dalle scale. E se ci sono troppi mostri vicino alle scale, semplicemente scappare. Avanti. No, 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 no. Ah. Dai, le scale qui, all'ingresso. Niente, si scappa. Che faccio? Scappo. Sì, non ho altra scelta. Scappo. Peccato, peccato. Troppi pipistrelli. Poco cibo, poca vita, non si poteva fare. Stava facendo anche tardi. Livello 6 estrazione. Nuova ricetta, bomba. Sì, le bombicine, le bombe comunque torneranno utili più avanti. Ma niente spoiler. Qui, questo diamante qua, ci ha dato 750. Valgono tantissimo i diamanti. Tanto quanto sono rari. Beh, almeno si guadagna qualcosa anche andando in miniera. Ah! E guardate un po' qua cosa ci aspetta. Non pensavo che Robin finisse già oggi. Devo dare un nome al cavallo. Io lo chiamo Rapidash. Avevo anche altre scelte, altri Pokémon. Avrei potuto anche chiamarlo Mudsdale, per esempio. Però... mi ricordo che quando avevo iniziato a giocare ai Pokémon, nel mio primo gioco Pokémon avevo un Rapidash in squadra, nel team. Quindi chiamerò il mio cavallo così. Guardate qua che bellezza andare a cavallo. Come ci si sposta velocemente da un posto all'altro. Voglio farvi proprio godere anche a voi di questo primo viaggio in cavallo. Basta spostamenti lenti. Ci sono anche dei modi più veloci rispetto al cavallo di spostarsi. Però è già un miglioramento. Altri due modi. Comunque il cavallo tornerà sempre utile. Si può entrare dentro col cavallo? Sì, però mi sa che lo devo lasciare qua. Io stessa strategia di prima. Cerco di stare il più vicino possibile alle scale. Rompo i sassi e vado avanti. A me questi cosi rossi, ecco, sto dicendo, a me questi cosi rossi fanno paura perché potrebbero uscirci fuori anche dei nemici quando ti avvicini. E con meno di metà vita, per il danno che fanno questi, è anche il pipistrello.
Certo. Perché no? Vai lontano te. Beh, ma io a te se ti posso anche evitare. Ecco. Ciao. Gli slime sono abbastanza facili da schivare. Loro no. Però accoppiata slime più tizio. Oi! Ma quanti? No, devo far fuori te. E mangiare. Lontani da me. Un altro! No, 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 non mi piace questa cosa. Non mi piace. E adesso me ne sto qua. Rompo un po' di sassi. Per fortuna il nostro personaggio può mangiare all'infinito. Oh, potresti dropparci le scale, eh? E infatti, io sono stato attento a sconfiggerlo apposta, senza andare ai bordi, così che potesse dropparmi le scale. Ho preso un pochettino di danno in più, ma ne è valsa la pena. Almeno non devo scendere ad affrontare tutti quei mostri. Adesso, sia mai, il cibo non mi manca, ma scale. E si continua ancora. Oh, finalmente una spada. Lama d'ossidiana. Mi dà meno uno di velocità, eh. Però la differenza in danno si vede. Questa la posso buttare via. E mi tengo questa. Voglio solo dare un'occhiata ai piani successivi. Sono uguali ai precedenti. Accontentiamoci così per oggi. Devo anche illuminare in qualche modo questo posto. Prendiamo delle torce. Mettiamo magari un paio qua. Paio, ho detto. Ah no, sono svenuto. Sto dicendo, perché non si muove più? Vabbè, non è un problema. Prima volta che mi capita di svenire. Se si sviene in casa, non è un problema. È come se tu fossi andato a dormire. Se invece svieni fuori casa, e allora è pericoloso perché ti possono derubare. Cioè, non è che ti possono, ti derubano e perdi soldi e oggetti. Qualche oggetto. Allora, dobbiamo scegliere tra lottatore e scout. 50% di colpo critico o 10% di danno da tutti gli attacchi? Io scelgo lottatore. Non lo so quale dei due sia meglio. Ha distinto. Ma io vi dico che per questo episodio è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video. E seguitemi anche su Twitter, trovate il link in descrizione. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!